Cosa? La mia borsa, i miei soldi. Oh, i tuoi soldi! Io non li ho, i tuoi soldi! Torna qui! Come no? Stai facendo un grosso errore, amico! Adesso basta! Sì, infatti, basta! Perché non rinunci? Prendimi ciò che hai rubato! Lo farei volentieri, se potessi! Giuro che, quando ti prendo, ti ammazzo! Oh, oh, oh! Dovrebbe convincermi a rallentare? Chiunque lo farà arrestare o ne porterà la testa alle guardie. Non interessa a farti del male. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi la Volpe. Al tuo servizio, messer auditore. Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrei apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo! Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Ti ammazzo! Laggiù! Là, là! Addio, cane rognoso! Laggiù!
Buona giornata. Senza dubbio è un uomo audace. Dio del cielo, finirà col far del male a qualcuno. Ma che gli prende? Non ho mai visto nessuno. Affascinante, ma perché no? Basta. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Non sarà stato nulla.
Prestatemi orecchio, amici! Costui uccide per diletto! Non v'è criterio nella sua azione malvagia! La mia musica non vi piace, se... Udite, udite! La messa pubblica officiata dal cardinale è prevista per settimana prossima, sarà rimandata per via d'un focolaio di Piccolo merdoso, vuoi finire infilzato su... Eccolo! Lì! Lì! Lentamente! Io vi rimedierò. Mettetemi in pace! Sarà cercata, immagino. Blasfema! Strappiamo il cuore malvagio di quell'eretico dal suo corpo senza vita! La città! Lassù sopra un tetto nascosto, l'eroe si muove. Per ordine della signoria! Tutti i mercanti che commerciano in lana grezza saranno d'ora innanzi ulteriormente tassati della centesima parte d'ogni transazione con stranieri. Sarà una scommessa fra ubriachi. Dio beato, che stranezze! Oh, laggiù! Là! Sono passaggio, questo è troppo. Per la madonna, non voglio avere nulla a che fare! Finalmente qualcuno ha rimesso questo. Prendetelo, ragazzi! Thank you.
Quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Serpazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di sgozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera.
Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Saverio! Adesso torno insieme agli altri! Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Lasciami in pace! Non mi prenderà. Lasciami in pace! Mi insegue! Prendetelo! Uccidete l'assassino! Non può difendersi da ogni lato.
benedizio Dei Onnipotentis, Patris et Fili et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi.